veri gioielli dell'ingegneria idraulica, gli acquedotti, come questo magnifico con le sue splendide arcate che vanno per chilometri nella campagna di Roma lungo l'Appia, è il famoso acquedotto Claudio. Pensate che a quell'epoca ce n'erano 11 simili tutto sommato a questo, che portavano a Roma ogni giorno 1 miliardo di litri d'acqua corrente. 1 miliardo. Solo negli anni 70 siamo riusciti a fare meglio, ma essendoci allora assai meno abitanti, ogni romano dell'antica Roma poteva disporre del doppio dell'acqua rispetto a oggi. Gli acquedotti portavano vita a Roma, erano delle vere e proprie arterie che tutti potevano vedere e ammirare. E ancora oggi così, nella città moderna, si possono vedere i resti degli acquedotti quasi fossero le ossa di un immenso scheletro preistorico. Come in questo caso. Questa che vedete è una porzione, sono i resti dell'acquedotto neroniano, cioè una diramazione che portava dell'acqua alla splendida villa di Nerone, la Domus Aurea, e quindi qui passava l'acqua che alimentava le fontane, i triclini e persino i ninfei dell'imperatore. Nei pressi di Villa Panfili ecco l'acquedotto Traiano. Lo si può seguire a lungo sull'Aurelia antica e così fanno ogni giorno migliaia di automobili. E ad un certo punto l'acquedotto scavalca addirittura l'Aurelia antica con il cosiddetto Arco di Tiradiavoli, che è stato restaurato dai papi nel 600. Ma quanti si accorgono che in realtà questo è un antichissimo acquedotto romano? Pochi ci fanno caso o alzano lo sguardo quando si trovano a Roma, ma effettivamente i resti degli acquedotti sono un po' ovunque nel centro di Roma, come in questo caso. Quella che vedete è una porzione del famoso acquedotto di Nerone, quello che portava l'acqua alla sua splendida Domus Aurea. Nel corso dei secoli, nel Rinascimento, nel 700, l'800, eccetera, si sono addossate alle sue arcate tante costruzioni e oggi questo acquedotto lo vedete svettare sopra i tetti, creando questi suggestivi, quanto insoliti scenari urbani, nei quali più epoche si accavallano. Roma è bella anche per questo. Ma dove erano diretti tutti questi acquedotti? Beh, una volta arrivati a Roma, puntavano dritto alle parti più alte, come qui a Porta Maggiore, dove confluivano almeno 7 grandi acquedotti, se non addirittura 8. Era davvero un punto strategico della distribuzione delle acque nella capitale. E se ne possono vedere ancora 2 di questi grandi acquedotti, l'acquedotto Claudio e l'Aniene Nuovo, che si sovrappongono dando origine a questa immensa struttura alta addirittura 32 metri. Su un angolo si vede anche l'arrivo di altri 3 acquedotti. E proprio da zone come queste, molto alte, l'acqua veniva distribuita nelle parti via via più basse della città con un sistema a cascata di piccole centrali dell'acqua che smistavano questo bene prezioso nei vari quartieri, nei vari rioni. L'acqua a questo punto seguiva 3 vie. Una parte andava alle grandi terme dove tutti i romani potevano andare a lavarsi. Un'altra parte andava alle fontane pubbliche. Questa era l'acqua che bevevano i romani o che usavano in casa, in cucina o nelle botteghe. Non esisteva infatti l'acqua corrente. In genere c'era una fontana ogni 80 metri per evitare trasporti troppo gravosi. E infine una terza parte dell'acqua contenuta nei serbatoi andava direttamente nei palazzi imperiali, ma soprattutto nelle case dei ricchi, dei patrizi, dei VIP dell'epoca. Sappiamo anche però che c'era chi rubava l'acqua, allacciandosi abusivamente alle condotte oppure usufruendo di tubi di derivazione più larghi del consentito. Ma il ciclo dell'acqua nella Roma imperiale non si esauriva una volta arrivati alle terme o alle fontane pubbliche. Continuava anche dopo. Esistevano infatti delle condotte sotterranee che raccoglievano l'acqua ormai utilizzata e sporca dalle terme, dalle latrine, dalle cucine, eccetera, unendole a quella piovana che ripuliva le strade, un sistema pratico, e poi convogliavano il tutto in grandi collettori, come la famosa Cloaca Maxima, che finiva nel tempio.
Di tutti gli acquedotti romani ce n'è uno che è ancora in funzione. È l'acquedotto Vergine, lungo 19 km. Si è salvato perché è quasi tutto sotterraneo, perché la livellazione è stata perfetta e anche per l'intonaco indistruttibile fatto di cocciopesca. Ma dove porta tutta la sua acqua? Ecco dove sbuca, nella splendida fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, poi in quella di Trevi. E infine alimenta la fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona, meraviglia del Bernini. Insomma, dietro a questi capolavori del 600 e 700, ce n'è un altro ancora più antico, che risale addirittura all'epoca romana. È davvero incredibile. Roma è stata chiamata in tanti modi in passato. La città eterna, Caput Mundi, ma anche Regina Aquarum, cioè letteralmente la regina delle acque. Lo era più di 2000 anni fa e lo è ancora oggi, grazie certo a delle tecnologie moderne, ma grazie anche a questo straordinario accumulo nei secoli di capolavori dell'ingegneria idraulica.